Le capitali del Brasile, nella capitale che è più grave la situazione della violenza sulle donne, che è Vitória, nello Espírito Santo, un programma di prevenzione con questo progetto Bottone del Panico, che ha ridotto in pochi mesi il 70% di questo tipo di violenza. Quindi questo è un progetto che abbiamo depositato qui, nella stessa giornata sulla violenza sulle donne, nel 25 novembre dell'anno scorso, e che da allora è ferma nella Commissione di Giustizia. Quindi vorrei chiedere l'impegno dei colleghi e anche della nostra Presidente su questo progetto, che sappiamo che non è soltanto un investimento economico che è molto basso, ma sicuramente anche qui ci porterà a un risultato buono. Soprattutto sulla prevenzione di questa violenza sulle donne. È un progetto Bottone del Panico che ormai è un programma nazionale in Brasile, funzionando bene e che qui sicuramente ci aiuterà molto. Grazie. La ringrazio anche del suggerimento. Adesso chiede di intervenire il sottosegretario Ivan Scaffarotto al nome del governo. Prego. Sì, grazie Presidente. Io la ringrazio molto della parola. E, devo dire, per cominciare, proprio il rispetto delle 179 vittime, delle 179 donne uccise l'anno scorso, mi richiede di provare a fare, sebbene nei tempi molto contenuti che mi sono stati concessi, una riflessione un pochino più alta, nel senso che io credo che noi dovremmo sottrarre questa occasione all'occasione della polemica politica spicciola, perché io penso che questo sia, non sia rispettoso, anche delle persone che hanno perso la vita e che credo non abbiano appunto perso la vita soltanto per l'assenza di un piano antiviolenza, ma perché il problema del ruolo della donna nella nostra società, mi perdoni, è un problema ben più sostanzioso, ben più pesante, ben più importante, e io non posso, francamente, lo dico da persona prima che da rappresentante del governo, da cittadino di questo paese, che essere gravemente preoccupato per il vuoto pneumatico di quest'Aula, per il fatto che non ci sono uomini, che di uomini hanno parlato soltanto su questo tema pochissimi, tra cui alcuni, uno in particolare di un gruppo che è fatto soltanto da uomini e che qui appunto non ci rendiamo conto che il problema del femminicidio, il problema della violenza sulle donne non è un problema delle donne. Anche l'onorevole Costantino, che ha detto alle donne del Partito Democratico che hanno un problema, sbaglia nel metodo radicalmente, perché questo non è un problema delle donne del Partito Democratico o delle donne italiane, questo è un problema dell'Italia, un problema di tutti noi, di tutti noi cittadini. Mi sarebbe piaciuto dirlo anche all'onorevole Carfagna, che ha attaccato pesantemente il governo, ma che nel vuoto pneumatico è vuota anche lei, nel senso che non c'è, per cui non potrà ascoltare le mie risposte. Io penso che fin tanto che noi come comunità nazionale continueremo a sottovalutare questo problema, che è un problema fondamentale della nostra società, e qui stiamo parlando dei building blocks, proprio dei mattoni base del nostro paese. Ecco, questa discussione in questa sede, in questa situazione, secondo me non rende onore al problema, non ci consente di andare alle analisi delle radici del problema e in qualche modo, diciamo, non rende giustizia al sacrificio di delle 179 nostre concittadine che sono venute a mancare. Vado direttamente ai punti fondamentali. Io credo che noi dobbiamo agire sullo stereotipo di genere in particolare, renderci conto che una situazione, un luogo, un paese nel quale tutti i cittadini, indipendentemente dal loro genere, sono inclusi e rispettati è un interesse di tutti. Io sono orgoglioso come uomo di prendere la parola quest'oggi in quest'Aula, perché ripeto, questo è un problema anche mio, è un problema che tutti abbiamo di costruire una società migliore, una società nella quale ciascuno ha il suo ruolo e le donne in particolare, perché il ruolo delle donne nella società è un ruolo fondamentale, importantissimo, riuscire a collocare il talento delle nostre madri, delle nostre mogli, delle nostre compagne, delle nostre sorelle nel luogo giusto significa fare di questo paese un paese migliore. La collega Fregolent ha parlato di Samantha Cristoforetti. Ebbene, ne voglio parlare anch'io. Io penso che quello sia un modello, un ufficiale dell'aviazione, un ingegnere, tutto ciò che può rifuggire dallo stereotipo di genere è oggi l'italiano, anzi l'italiana a cui tutti oggi guardiamo con maggiore orgoglio. È la spiegazione di come si prova a cambiare il paradigma. Lo dovremmo vedere nelle famiglie. Io oggi sono stato col ministro Boschi con i ragazzi romani. Ho detto ai ragazzi:
ragazzini, cominciate a pensare che il letto ve lo fate anche voi, cominciate a trovare che sia strano che quando alla fine di una cena tutte le donne improvvisamente diventano come un formicaio impazzito, si muovono mentre gli uomini stanno comodamente seduti a tavola a bere il loro ammazza caffè. Ecco, io penso che anche da lì, dal cominciare a vedere per esempio che la maternità e la paternità non hanno il medesimo ruolo nei nostri luoghi di lavoro, che alla fine in un colloquio di lavoro la candidata si viene spesso a sentir chiedere quali sono i suoi programmi futuri, il candidato no, o che i dirigenti maschi hanno tutti figli e le dirigenti donne, dicono le statistiche, hanno molti meno figli perché sono sempre davanti a quel drammatico, a quella drammatica scelta tra la propria aspirazione, il proprio sogno di vita e la propria realtà. Allora tutto questo deve essere cambiato, perché è possibile avere un paese dove uomini e donne contano allo stesso modo, è possibile anche per esempio avendo un governo nel quale ci sono persone come un ministro della difesa. Non sono i ministeri da donne, i ministeri da uomini, come esistevano i lavori da uomini, i lavori da donne. Noi abbiamo il ministro della difesa, abbiamo avuto una serie di presidenti di aziende pubbliche importantissime, abbiamo il Partito Democratico ha scelto di avere soltanto capiliste donne. Ecco, io penso che il messaggio forte, fortissimo, di una sostanziale uguaglianza che viene raggiunto è il modo più chiaro per evitare che si ricada in quello stereotipo per cui, come dice Erdogan, col quale io ho una profondissima e radicale differenza di opinioni, che la donna sia differente dall'uomo. Qui in questo paese uomini e donne sono insieme corresponsabili di fare la grandezza del nostro paese. Vengo soltanto alla fine perché è giusto che io non mi sottragga alle domande che sono state poste anche da persone che, ripeto, mi hanno posto domande e poi se ne sono andate, quindi dimostrando di essere meno interessate alle risposte di quanto fossero a mostrare che facevano delle domande, per dire che proprio oggi il consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giovanna Martelli, che coordina le politiche sulle pari opportunità, nel momento in cui il Presidente del Consiglio tiene una delega per sé a dimostrazione dell'importanza strategica di quella politica, ha presentato le linee guida che saranno sottoposte a una consultazione adottate all'inizio del 2015, ma da oggi saranno consultabili sul sito e ci si potrà appunto contribuire, che le risorse economiche sono state confermate, sappiamo che l'anno scorso, nel 2013-2014, abbiamo avuto 17 milioni per i centri antiviolenza e 10 milioni per il piano antiviolenza rispettivamente. Calfarotto, purtroppo mi fermo. Allora mi fermo. Però avremo altre occasioni per andare testimone più nel dettaglio. Testimone mi è l'aula semivuota che non mi sono sottratto al dibattito. La ringrazio. Grazie della disponibilità. Bene, allora sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15 con il seguito della discussione del disegno di legge 2660. La seduta è sospesa.